una perlustrazione dei cunicoli della grotta, è questo che da ora si sta facendo a Palinuro nella speranza di individuare i tre sub che non sono più riemersi. Non solo per ora un elicottero dei vigili del fuoco ha perlustrato l'area dall'alto nella speranza di individuare qualcosa, ma nulla è stato segnalato. È quindi a 50 metri di profondità che si sta concentrando il lavoro dei soccorritori. Terminato anche il sopralluogo del sostituto procuratore Vincenzo Palumbo, lì dove si sono perse le tracce dei due subesperti, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e di Silvio Anzola, il turista milanese, anche lui non nuovo alle immersioni. Insieme col magistrato, anche il comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro, Andrea Palma, sul posto il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco che si stanno dando il cambio con diverse squadre per perlustrare i cunicoli. Una immersione come le altre, del resto il mare era la loro grande passione, non solo per Cammardella e Tancredi, era anche il loro lavoro, visto che erano rispettivamente titolare istruttore e aiuto istruttore di un centro tra i più noti di Palinuro. Fondali e grotte, quelle al largo, che di morti durante le immersioni in questi anni ne hanno contati parecchi. Nel 1984, il 16 agosto, proprio in quello stesso luogo, le acque della Cala Fetente, morirono due giovani speleologi subacquei friulani. Era il 30 giugno 2012 quando invece in una immersione sempre nelle acque di Palinuro persero la vita quattro sub. Quell'incidente, l'ultimo in ordine di tempo, avvenne nella zona della Grotta del Sangue. In quattro, quel giorno, riuscirono a salvarsi. Un latitante considerato esponente di clan della Camorra è stato arrestato in Spagna dai carabinieri. Salvatore Mariano, 40 anni, napoletano, si nascondeva a Benidorm, nota località turistica. Era sfuggito alla cattura il 2 marzo scorso durante un'operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale e del ROS di Napoli. I militari della sezione catturandi insieme con la polizia spagnola hanno scovato Mariano in un lussuoso resort situato su una spiaggia. Il latitante aveva previsto una lunga vacanza nel complesso turistico dove si era registrato con i suoi familiari usando documenti falsi. Mariano è ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Sono state avviate le procedure per l'estradizione. Quando i militari intervenuti con la polizia si sono qualificati, la quiete della struttura turistica è stata interrotta dalle urla dei familiari e degli amici del latitante. Notificata a Mariano l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della DDA. L'operazione portò all'arresto di 33 persone ritenute appartenenti al clan Contini e al sequestro di beni di lusso per oltre 20 milioni di euro. La brutale scoperta è esattamente 2 mesi fa, il 19 giugno, e le indagini continuano senza sosta da parte degli investigatori per ricostruire quanto accaduto nella notte del 19 giugno scorso a San Salvatore Telesino, quando fu ritrovato il corpo senza vita della piccola Maria, rumena di 10 anni, all'interno della piscina di un casale. In queste ore i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento stanno sottoponendo ad interrogatori alcuni minori del posto arrivati in caserma accompagnati dai genitori. Nuova pagina dell'inchiesta per fare luce sulla vicenda e poter raggiungere ad una svolta delle indagini informazioni che potrebbero rivelarsi importanti e necessarie per il lavoro di verifica e incrocio delle testimonianze raccolte fino a questo momento dalle forze dell'ordine. Attenzione puntata su quella serata e su quanto deposto anche dai giostrai casertani che in quei giorni avevano piazzato delle attrazioni nell'area vicina al luogo della tragedia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, unitamente ai colleghi della stazione di Avellino, hanno recuperato un antico dipinto di notevole valore sparito nell'anno 2005, quando era stato asportato dall'interno di una villa barocca sita nell'Interland Salernitano. Il prezioso dipinto, un olio su tela di autore ignoto raffigurante il tema della Madonna con Bambino, è risalente al XVII secolo ed è stato rinvenuto completo della relativa cornice originale, anch'essa di pregevole fattura e verosimilmente attribuibile all'artista partenopeo di epoca barocca Salvador Rosa. La tela è stata rinvenuta nelle pertinenze di un immobile di proprietà di un 56enne di Pagani, sito nei pressi del capoluogo irpino, dove i militari, avuta contezza della possibile presenza dell'opera, hanno deciso di eseguire un'accurata perquisizione che ha sortito l'esito positivo. L'opera, dalle dimensioni di 150x130 cm, è stata dunque sottoposta a sequestro e custodita con cura in attesa della restituzione all'avente diritto. Per il 56enne è scattata dunque la denuncia. Sono tuttora in corso le indagini del caso, svolte anche ad individuare gli eventuali acquirenti del preziosissimo dipinto.
arrestato un trentenne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Il pregiudicato, che da Roma aveva scelto Nusco, il paese nativo, quale luogo dove passare le vacanze estive, è stato costantemente oggetto di controlli dei carabinieri che oggi hanno eseguito il provvedimento. Svariati reati contestategli, tra cui anche quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A Benevento, presso il comando provinciale dei Carabinieri, il comandante colonnello Pasquale Vasaturo ha consegnato personalmente un elogio scritto al brigadiere capo Giovanni Pengue, di ritorno da una missione all'estero in Somalia, particolarmente distintosi in servizio. Nella motivazione, a firma del comandante della missione Miadit Somalia 5, si evidenzia in particolare il profondo impegno e l'alta professionalità profusi nella missione in un territorio con un difficile e delicato contesto ambientale come quello del Corno d'Africa. L'attività di vigilanza e pattugliamento dei velivoli della Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro continua a vedere impegnati circa 3.000 uomini e donne, 300 tra mezzi navali ed aerei, dispiegati lungo tutti gli 8.000 chilometri di coste del paese e nei laghi maggiori, per garantire un'estate all'insegna della legalità e della sicurezza. Due in particolare le missioni portate a termine dai velivoli della Guardia Costiera del secondo nucleo aereo di Catania. Nella prima operazione, un aereo ATR-42 della Guardia Costiera ha sorpreso due unità da diporto intente a navigare e a pescare all'interno di una zona di massima protezione dell'area marina protetta, isola Capo Rizzuto. L'equipaggio ha mantenuto costantemente il contatto visivo sulle due unità fino all'arrivo in zona di un battello veloce della Guardia Costiera di Crotone. I responsabili sono stati raggiunti, identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Nella seconda operazione, l'aereo Piaggio P-180GC della Guardia Costiera ha intercettato due unità da diporto ancorate anch'esse nella zona di massima protezione dell'area marina protetta, Costa degli Infreschi e della Masseta, nel Cilento. L'equipaggio ha provveduto ad allertare la Guardia Costiera di Palinuro e di Marina di Camerota, intervenuti sul posto con un battello veloce. I responsabili sono stati anche qui identificati e sanzionati. La tutela dell'ambiente marino rientra tra gli obiettivi dell'operazione Mare Sicuro, che insieme alle attività di ricerca e soccorso e le attività di controllo sulla filiera ittica mirano a garantire la sicurezza in mare e la giusta fruizione del bene pubblico. Le attività di vigilanza e monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi giorni. Al via i rientri dalle vacanze per milioni di italiani. Sulla rete stradale e autostradale un incremento di traffico per gli spostamenti prevalentemente nella giornata di sabato, dalle località di villeggiatura verso le aree metropolitane, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica e anche ai confini di Stato con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. La circolazione sarà più intensa nell'intera giornata di domenica contrassegnata da bollino rosso per la ripresa delle attività dopo la settimana di pausa per il Ferragosto. In particolare dalla mattina del 21 agosto potrebbe registrarsi un consistente aumento dei flussi veicolari sia sulle strade statali o verso le grandi città, anche per il ritorno dei vacanzieri di breve percorrenza. Il divieto di transito dei mezzi pesanti sarà in vigore sabato 20 agosto dalle ore 8 alle ore 16 e domenica 21 agosto dalle 7 alle 22. Attenzione nella prima mattinata di lunedì 22 all'incremento di traffico dovuto al ritorno in strada dei camion. Nel piano per l'esodo 2016 ANAS garantisce, attraverso un monitoraggio 24 ore su 24 del traffico sulla rete stradale nazionale, l'impiego di circa 1.100 automezzi, 1.830 telecamere, 320 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti su tutto il territorio. La sorveglianza, il pronto intervento, il coordinamento tecnico, l'infomobilità e le comunicazioni ai clienti. Andiamo a comando! Gli occhiali sono i primi in classifica, ma sono davvero tanti gli oggetti dimenticati in spiaggia. Alcuni davvero curiosi, dalla dentiera al bastoncino da trekking, dal poggiatesta dell'auto fino ad un flauto e a un microscopio.
A stilare l'istruttiva e divertente classifica degli smemorati è il sindacato italiano Balneari. Molto spesso si ritrovano pacchetti di sigarette, accendini, giochi per bambini, t-shirt ma anche smartphone e tablet, portafogli, mazzi di chiavi e orologi, la maggior parte dei quali reclamati e restituiti al legittimo proprietario in tempi brevi. Discorso diverso per giornali, riviste e libri che una volta letti vengono abbandonati. Tra gli oggetti curiosi che fino ad oggi sono stati ritrovati in spiaggia, come già sentito, senza essere reclamati, una dentiera, addirittura un bastoncino da trekking, il poggiatesta di un'auto, un vestito da sera femminile, un microscopio e un flauto nella propria custodia. Tra i molteplici servizi offerti negli stabilimenti balneari, i clienti giudicano irrinunciabile quello del bagnino. La motivazione principale è legata alla sicurezza, sia in acqua che sulla battigia. Docce nebulizzate, il servizio bar-ristorante direttamente sotto l'ombrellone. La richiesta più frequente? Rimanere in spiaggia, comodamente, distesi sul lettino, fin dopo il tramonto. Andiamo a comando! La polizia ha denunciato per ricettazione un uomo di 38 anni incensurato trovato a bordo di una delle due bici rubate nella notte tra il 17 e il 18 agosto nella reggia di Caserta. Oltre alle due biciclette a noleggio è stato portato via anche l'incasso del chioschetto. Nell'abitazione del 38enne gli agenti della squadra mobile casertana non hanno però trovato il denaro. Continua dunque la caccia ai responsabili che quasi certamente sono entrati nella reggia borbonica attraverso il parco, passando da uno dei due cancelli laterali. Entrambi i cancelli, affermano i sindacati, la notte restano aperti, con il forte rischio di intrusioni illecite. Il doppio furto ha riproposto dunque il tema della sicurezza del sito e dei dipendenti che vi lavorano. Da tempo i sindacati denunciano la mancanza di un efficace dispositivo di sicurezza. Qualche anno fa, si ricorderà, il dipendente di una ditta incaricata di effettuare i lavori nella reggia riuscì addirittura a portarsi via giorno dopo giorno i pezzi di un parafulmine. Il direttore della reggia, Mauro Felicori, attualmente in ferie, preferisce non commentare in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione. Tra le lacune segnalate vi è l'inadeguatezza del sistema di videosorveglianza. Sono una quindicina le telecamere attive nella zona del furto, ha detto il responsabile della sicurezza Mario Tartaglione. I dispositivi non sono stati installati perché sono in corso i lavori di restauro della facciata. Alcune immagini provenienti dalle telecamere installate all'altezza dello scalone centrale sono state però acquisite dalla polizia. La casertana comunica di aver ingaggiato il portiere Paolo Ginestra, estremo difensore nato a Pergola il 14 febbraio del 1979. Vanta un'importante carriera in C con le maglie Triestina, Lecco, Castel di Sangro, Sassuolo, Vispesaro, Ternana, Paganese, Foggia e Forlì, nonché 18 presenze in B con la maglia dell'Albino Leffe nel 2005-2006 ed una nel 2009 con quella del Parma. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato 76 presenze in D con la maglia dell'Alma Juventus Fano. Contento di essere qui a Caserta, ha commentato subito dopo la firma Ginestra. Arrivo in una piazza importante, ambita da tutti i calciatori. Qui c'è una tifoseria calorosa che merita grandi soddisfazioni. Ringrazio la società e il mister che mi hanno dato la possibilità di tornare in Lega Pro. Ora sono qui con una gran voglia ed entusiasmo, cercherò di dare il mio contributo con umiltà e dedizione. So che in questa squadra ci sono tanti giovani di talento, ma anche calciatori esperti che fanno la differenza in questa categoria. Io, conclude, metto la mia esperienza al servizio della casertana, con la voglia di toglierci tante soddisfazioni. Previsioni dunque per il 21 agosto 2016. Sarà un po' instabile al nord-est, bel tempo invece sul resto delle regioni. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord avremo più nubi, al nord-est anche con temporali sui rilievi del settore e in serata e nottata anche in pianura. Più soleggiato sarà invece il nord-ovest. Spostiamoci al centro, peggiora in nottata sulle Marche con qualche acquazzone o breve temporale, sole prevalente invece sul resto delle regioni. Raggiungiamo infine anche il sud, dove avremo una bellissima giornata di sole con cielo sereno e terso su tutte le nostre regioni meridionali. Come saranno invece i venti? Saranno deboli e da direzioni variabili su tutti i bacini. Temperature previste per questa giornata del 21 agosto.
minime che non subiscono sostanziali variazioni. I valori saranno infatti compresi tra 15 e 24 gradi circa. Durante il giorno prevediamo 25-32 gradi al nord, 29-32 gradi al centro e fino a 33 gradi al sud.